Bentornati bambini! Vi ricordate? Nell'ultimo episodio abbiamo trovato Timmy che guardava fuori dalla finestra. Ma che cosa? Scopriamolo insieme! Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e alla fine del video, se vi è piaciuto, di lasciare un bel like! Premesso che siamo nel mese di dicembre. Se vi avessi detto prima come viene soprannominata in dicembre Timmy dai suoi compagni e in famiglia, avreste potuto indovinare subito cosa sta guardando Timmy dalla finestra. Il soprannome di Timmy in dicembre è Natalina. Perché? Perché il Natale, soprattutto gli alberi di Natale, è la sua grande passione. Infatti, ora sta guardando gli alberi di Natale illuminati dei negozi di fronte alla scuola. Siccome è una giornata buia, piovosa, anche se sono le 11 del mattino, sembrano le 6 di sera e le luci sono già tutte accese. Timmy, detta Natalina, va pazza per gli alberi di Natale. Persino gli parla. Le sembrano dei fratelli, o almeno dei cugini. Con loro non si sente a disagio, non prova timidezza. Con loro non deve pensare mezz'ora alle parole da dire prima di aprire bocca, per paura di dire la cosa sbagliata. Ora, per esempio, dopo aver prima ben guardato di non essere osservata da nessuno, ma nessuno le bada, stanno tutti urlando all'impazzata, sta dicendo all'albero di Natale del cartolaio: "Speriamo che la maestra surgelata non mi interroghi. Non so niente di niente." Dubito che l'albero abbia sentito. È dall'altro lato della strada e le finestre sono chiuse. Però non è escluso. Magie al mondo ne succedono continuamente, solo che nessuno se ne accorge. A proposito, a guardare bene, una delle luci dell'albero che sino a poco fa era fissa è diventata improvvisamente intermittente e sembra quasi fare l'occhiolino a Timmy, come per dirle: "Ma va, figurati, se interroga proprio te, mi sa che interrogherà Smorfy, la smorfiosa." Timmy, detta Natalina, non vede l'ora che arrivino le vacanze di Natale. Che scoperta! Tutti i bambini non vedono l'ora che arrivino le vacanze di Natale. Non vede l'ora per poter addobbare la sua cameretta dalla mattina alla sera. La mattina e il pomeriggio mette gli addobbi e la sera sta seduta immobile a guardarseli. All'inizio tutto ciò era ben visto in casa sua, perché se ne occupava lei era lavoro risparmiato per gli altri. Da un po' di tempo però sono tutti un po' in allarme perché quando Timmy comincia le grandi manovre natalizie non riesce a fermarsi più. Prima si limitava alla sua cameretta e al soggiorno, poi a poco ha invaso anche tutti gli altri locali della casa, bagno compreso. Non parliamo poi di finestre e balconi. Magari nevicasse, almeno la smetterebbe di trafficare con farina bianca o vatta, neve spray. Dipinge fiocchi di neve dappertutto, persino con il bianchetto, persino con lo smalto biancolatte della mamma. Ora è alla ricerca di una vernice d'argento fosforescente che si veda anche di notte, anche da lontano. Appena incontra qualcuno, la prima domanda che gli fa è: "Hai fatto l'albero di Natale?" Segue una fila di domande a raffica che stupisce moltissimo, perché lei, timida com'è, di solito non chiede niente a nessuno. Invece comincia: "L'hai fatto l'albero di Natale? Dove? In che stanza? Solo uno? Perché solo uno? E fuori? No! Allora, dalla strada non si vede? Sì? Si vede! Se passo lo vedo! A che piano? A che finestra? L'anno scorso l'avevi fatto? Allora perché non l'ho visto? Avevi le luci spente? Perché le hai spente? Sono fisse o intermittenti?"
Lei preferisce mille volte quelle fisse perché teme che qualcuno alzi lo sguardo nel secondo in cui quelle intermittenti sono spente e non le veda. Odia le intermittenze. Anche Linda in dicembre è una vittima di questa passione smodata di Timmy per gli alberi di Natale. Linda, ti piacciono gli alberi di Natale? Fu una delle prime domande che le fece appena la conobbe, benché a Natale mancassero ancora 3 mesi. A Linda la domanda parve un po' strana e soprattutto fuori stagione. Abbastanza, rispose comunque. Come abbastanza? Non ti piacciono da morire? Abbastanza, ripeté stupefatta Linda. Non è possibile che gli alberi di Natale ti piacciano solo abbastanza. Allora perché me lo hai chiesto se eri sicura che mi piacessero da morire? Ribatté giustamente Linda. Timmy, non sapendo cosa rispondere, attaccò con un'altra domanda. E allora che cosa ti piace di più? Tutto, per esempio il presepio, per esempio la mia colombella blanca, per esempio la mia palla. Non è possibile che ti piaccia di più una palla di un albero di Natale, lo escludo, disse Timmy, che quando si trattava di difendere un albero di Natale perdeva ogni timidezza. Ne riparleremo in dicembre. Dicembre è arrivato e il tormentone è ricominciato. Timmy Natalina, più Natalina che Timmy direi, perché la timidezza in questa stagione arretra, va in giro a chiedere a tutti: ti piacciono gli alberi di Natale? Quasi tutti le rispondono un sì distratto. Più che distratto, tagliano corto per paura che lei attacchi con la sua raffica di domande. Ma una invece le ha risposto: oh sì, li adoro! Indovinate chi? Grigia la lagna? Escluso, il verbo adorare nemmeno lo conosce. Paolo quasi Picasso? No, lui ha risposto con una risata. Giorgio il Grande? No, non gliel'ho ancora chiesto, è a Lillandà. Miriam con la Y al secondo posto? No, a lei piacciono, sì, ma di cioccolato. Smorfila smorfiosa? Figuriamoci, lei è allergica agli aghi di pino. La maestra Violetta? A lei piacciono, sì, ma non è lei che ha risposto così. Non mi dire che è la maestra surgelata, sarebbe il colmo. Figuriamoci, lei ha risposto di non fare domande sciocche. Il maestro più che distratto? Figuriamoci, lui non si è nemmeno accorto che siamo in dicembre. Ho capito, come ho fatto a non pensarci prima? È Rosì di sera, bel tempo si spera! Ma certo, è proprio Rosì di sera, bel tempo si spera! Lei ne fa uno che sembra un'arlecchinata, palline tutte scompagnate, come le sue calze, mai una uguale all'altra. Fili d'oro, d'argento, rossi, gialli e blu, e poi tutto quello che le capita a tiro. Nastri e nastrini, ciondoli e ciondolini, cartine luccicanti di caramelle e di cioccolatini, ritagli di carta, collane e braccialetti, perché dice che forse l'albero di Natale è un'albera di Natale. Fotografie dei suoi animaletti preferiti, cioè passeri, pettirossi, galline, pulcini, anatroccoli, rane, ranocchi, asini, cricetti, topolini, maialini, eccetera, eccetera. Attacca persino la fotografia di un pipistrellino e di una zanzara. Una zanzara? Sì, dice che è una sua amica perché non la morsica mai. Insomma, l'albero di Natale di Rosì di sera bel tempo si spera è proprio un albero buffo, arcibuffo, come buffa arcibuffa. E lei? E il vostro albero? Com'è? Bene amici, abbiamo finito di parlare del Natale della timida Timmy. Nel prossimo episodio parleremo di un giorno molto speciale. Ciao ciao!